Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua su Stronghold. Siamo alla 18ª missione e oggi sconfiggiamo definitivamente il maiale in un bellissimo assedio molto lungo. Allora, intanto l'abbiamo già affrontato il maiale in un assedio e in effetti il castello era lo stesso, come vedete nel video scorso, adesso non mi ricordo quale missione fosse. Comunque, solo che il problema è che adesso ci sono... diciamo è più difficile perché è più guarnito e poi ci sono trappole e pece infuocata come avete appena visto e quindi insomma bisogna adottare delle tecniche migliori. Allora, innanzitutto fate attenzione perché subito vi arrivano delle truppe così dei mazzieri, quindi prima di muovervi aspettate di massacrarli così con le frecce, dovrebbero bastare. È il brutto che in questa missione avete pochissimi arcieri, sapete che io sono un amante degli arcieri. Qua ce ne troppi pochi ed è difficilissima questa missione per me. Quindi ho ricorso al metodo che ho già utilizzato altre volte, che è il metodo del radere al suolo praticamente il castello, usando ovviamente il trucco dell'oro. Che funziona così: noi avevamo tre macchine d'assedio all'inizio, una ariete e due torri d'assedio, credo. Ognuna contiene alcuni ingegneri. Voi vi prendete tutti gli ingegneri delle macchine d'assedio, vi fate catapulte, naturalmente potete farlo solo se avete usato il trucco dell'oro, cosa che io ho fatto, non ho esitato. E dopodiché, come vedete, bersagliate il castello e lo rendete al suolo completamente. Il bello di questa missione è che ci sono anche le mucche che possono essere utili contro la fanteria, diciamo. Il brutto invece di questa missione è che i colpi sono 20 per ogni catapulta. Quindi li finite subito, dovete poi smontarle e ricostruirne altre per avere altri colpi. E vedete, sono già finiti. Tra l'altro, ogni tanto vedete che parte un colpo così quando tirate le mucche. Magari hanno finito i colpi di pietra, però ogni tanto parte un colpo di pietra lo stesso, ma non si sa ben questo. Comunque, allora, la tecnica vi ho detto è... Vedete, adesso sto smontando tutte le catapulte, prendo gli ingegneri e gli faccio fare altre catapulte. Vedete che già me ne è sparito un paio di ingegneri. Non ho capito perché mi sono spariti un paio di ingegneri. È morta una catapulta. Ah no, non è qua, è ancora dopo. Dopo un po' io non riesco mai ad arrivare alla fine con tutte le catapulte. Voi che poi a metà mi sono fatto una fail, cioè verso la fine, perché la mia idea era di andare avanti così all'infinito finché non ci fosse stato più muro né uomo. Però poi diciamo mi sono ricreduto perché per sbaglio ho cancellato tutte le catapulte con gli ingegneri dentro e quindi diciamo mi sono giocato un po' la partita, ma ce l'ho fatta comunque. Ho perso tutte le truppe ma sono riuscito a vincere e quindi per fortuna insomma, così non ho dovuto ricominciare da capo. Ora vedete che le catapulte, ecco una cosa che vi dico delle catapulte che all'inizio non capivo, me ne sparivano sempre. Dovete farle tirare come sto facendo io, una lontana dall'altra, perché siccome è una mira stortissima e se sono una davanti all'altra praticamente si colpiscono tra di loro e si ammazzano. Mi sa che è poi quello che mi è successo, perché quando me ne mancherà una deve essere quello, una cosa che è successa così. E ecco, no aspettate, qua già me ne manca una. Ok, vabbè, prima avevo 12 ingegneri, a un certo punto è sparito uno. Comunque credo che la causa sia quella. E se voi fate tirare le catapulte tutte ammucchiate, si ammazzano tipo la metà, perché si beccano tutte quelle davanti e vengono trinciate da quelle dietro. Quindi dovete distanziarle ogni volta tutte quante. È un po' noioso, lo so, però insomma, ne vale la pena. Scusate, non vi ho detto perché ho fatto così, ve lo spiego adesso, perché ho registrato e poi doppiato dopo, è semplicemente perché è venuto molto lungo il video e quindi l'ho mandato un po' veloce. Ora vedete che qua c'era la cosa, non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza per tirare. Vedete, io mi avvicinavo, quindi mi beccavano e mi beccavano anche le altre erano quasi morte, mi ho spaventato. Allora l'ho lasciata là, quell'ultima catapulta l'ho abbandonata e poi ho distrutto tutto comunque. E allora, consigli, il mio tentativo era quello che poi non è riuscito alla fine, perché proprio perché ho cancellato tutte le catapulte per sbaglio. Comunque volevo eliminare tutti gli arcieri o comunque i bracieri che ci sono sulle mura, in modo che non potessero dare fuoco al terreno, perché qua dove vedete quelle macchie scure è tutto terreno pieno di pece, quindi
insomma, c'è il rischio di morire. E c'è il telefono che suona e nessuno risponde, ma io non ci vado. Ok, bravo, è andato mio fratello. Quindi, vedete qua adesso siamo ancora... Quanto manca ancora? Più o meno metà. Siamo a metà e tipo per la maggior parte del tempo io ho fatto così. Poi contavo, in realtà io contavo di fare così, di eliminare tutti gli arcieri e le cose lì. Pian piano avvicinarmi sempre più, tanto le catapulte tirano da molto lontano, comunque più degli arcieri nemici, quindi non c'erano problemi. E così facendo poi volevo scavare fossato in tutta tranquillità, perché a quel punto sarebbe stato così. Mi portavo magari qualche arciere che mi faceva un po' da... mi ammazzava un po' di balestrieri, di mansugli. E poi pian piano portavo, alla fine portavo un ariete alla porta e lo distruggevo. Poi essendo che ho eliminato gli ingegneri non sono riuscito a farlo e vabbè, ce l'ho fatta con la forza bruta. Comunque vedete, poi dopo vedrete quante, perché partite con un numero mostruoso di truppe, anche i nemici hanno tanti balestrieri, come vedete, che sono pericolosissimi perché vi ammazzano con un colpo sia un arciere che un lanciere. Il vostro esercito è composto da 60% lancieri e 40% mazzieri praticamente, quindi è un po' drammatico se perdete tutti i lancieri. Comunque appunto l'obiettivo era quello di non arrivare qui a questo punto, perché tanto con le catapulte tranciavo tutto. Ah, tra l'altro avete anche due come si chiamano, due minatori, che in realtà sono abbastanza inutili, perché i minatori io li mettevo, però poi scoprivo a mie spese che quando trovano l'acqua muoiono, li affogano e non combinano niente. E siccome dovreste prima scavare, cioè non avrebbe tanto senso, dovreste scavare lì tutto il fossato, perché poi non sono abbastanza furbi da andare nel posto giusto, e quindi dovete scavare bene il fossato e poi metteresti due minatori, che sono solo due, quindi non ne vale per niente la pena. Ah, tra l'altro sì, qua ci sono le gabbie dei lupi. Io mi divertivo quando ero piccolo a entrare con poche truppe, fare liberare i lupi, fare in modo che i lupi si scannassero i loro stessi padroni, perché questo che fanno quei lupi, sono inutili. Però boh, alla fine li ho distrutti per fare prima. Allora, a questo punto vedete, ci siamo quasi. Ho eliminato tutta la parte davanti e il muro di là. Ho detto bene, ci sono ancora che possono accendere la pece quei due arcieri che vedete lì nell'angolo, oltre a quelli sulla torre naturalmente. E quindi ho detto beh, tranciamo quegli arcieri. Tra l'altro poi mi sono avvicinato dopo aver fatto, beh adesso sto facendo le catapulte, poi io tranquillo tranquillo andavo con le catapulte. A un certo punto iniziano a piovermi pietre in testa e mi sono preso un colpo, perché ho detto cosa sta succedendo e cosa sto facendo esattamente qui. Ah, ho girato la mappa perché cercavo gli ultimi due ingegneri rimasti. Sì, li cercavo perché pensavo di averli abbandonati da qualche parte, ma in realtà credo di averli persi. Comunque, ecco, adesso vedrete che iniziano a piovermi in testa le pietre quando quella catapulta arriva e dice ma cosa succede? E poi ho scoperto che c'era un mangano su quella torre. Ecco, mi sono spaventato un sacco, perché il mangano è pericolosissimo per le catapulte, perché è fatta apposta per distruggerle. E per fortuna che non me le ha colpite. Il bello che ho scoperto è che quindi se il mangano può colpire te, tu ancora non puoi colpire la torre del mangano, quindi ho distrutto il muro e basta. E qui ho fatto l'errore, avete visto, ho mandato a casa tutte le catapulte con tutti gli ingegneri e sono rimasto un attimo paralizzato. Poi voi non l'avete visto perché adesso sta andando veloce, ma sono rimasto molto così perché ho detto oh no, ho perso. Oltretutto era da 20 minuti che stavo registrando, quindi mi spiaceva un po'. E qui adesso vedete, intanto vi faccio vedere che lì è vero che c'è la pece. Inoltre vi faccio anche vedere che è vero che possono accenderla da laggiù. E a sto punto cosa ho fatto? Ho detto a pezzetti piccoli, in modo che scavino tutti nello stesso posto, che è più veloce. Accendete ragazzi, cioè scavate. E poi qui sono rimasto fregato perché mi hanno subito tranciato. Vedete che sono fortissimi i balestrieri. Quindi, poi voi adesso lo vedete veloce, quindi vi sembra tragicissimo proprio. In realtà non muoiono così velocemente, però abbastanza comunque. E qui adesso gli dicevo attaccate e vedevo che i tipi non andavano tutti. E mi dava molto fastidio questa cosa, perché se non vanno tutti, se vanno un po' per volta, chiaramente vengono maciullati. Quindi io alla fine ho detto boh, andiamo, li ho mandati così a pezzettini, tutti attaccare.
E insomma, cavolo, mi spavento, mi stava spegnendo il monitor perché non muovevo il mouse. Ok, vedete qua che macello comunque che è successo, cioè non... Poi i mazzieri in realtà non si vedono perché vanno tutti in fila e sembrano un corpo unico, però... Comunque, nel momento in cui ho distrutto quella cosa, ho praticamente vinto. Ah, sì, lì c'è una cosa epica. Danno fuoco alla pece, brucia tutto il castello, devastano il castello. Io però, con scaltro che sono passato sulle mura con i miei 100 mazzieri residui, che comunque sono abbastanza, e sono entrato nel castello. Bella. Quindi, ragazzi, insomma, questo è... L'episodio, abbiamo sterminato il maiale come vedete dalla mappa. E niente, ci vediamo in un prossimo episodio. Alla prossima, ciao a tutti ragazzi.